Ragazzi, benvenuti in questa nuova serie di Minecraft Field. In pratica è ispirata al gioco King's Field. Come cavolo tolgo questo? Ok, ce ne andremo di casa con qualche poco utensile, cibo, armi. Ah, e off camera ho fatto qualche piccolo cambiamento, ossia un mezzo impero. Ah, e qualche cane. Li ho trovati per strada, che dovevo fare. E una scala che porta verso giù. In pratica, faremo ciò che deve fare un re. Ce ne andremo da qua e andremo ad esplorare. Poi vabbè, magari ci fermeremo, se troviamo un villaggio, cioè aiutiamo i villager e roba così. Tanto la mappa ce l'abbiamo. No, ne ho due per essere sicuro. Quindi, che vuoi di più? Abbiamo anche le coordinate. Aspettate un secondo che faccio la foto. O meglio, sicuri che morti. È il mio slogan. Ecco, così sto sicuro che non ci perderemo mai. Ok, ora andiamo. Il piccone di diamante ce l'avevo. Non potevo lasciarlo lì. E qui c'è un lupo, ma non ho ossa. Ovvio che non è che abbandoniamo tutto quello che abbiamo fatto. Torneremo. Costruiremo qualcosa. Cioè, miglioriamo. Dopo torniamo all'esplorazione. Roba così. Ok? Cioè, non è che stiamo metà e metà. Sedentari e nomadi. Ogni tanto torniamo lì e potenziamo. Se vi faccio anche il progetto, perché mi dispiace non aver fatto tutto il mio impero con voi. L'ho fatto off camera perché sarebbe venuto un episodio di 10 ore muto. Anche perché ho spaccato mezza montagna per prendere tutta quell'argilla bianca. Dico, andiamo verso il nord. No, cioè, verso ovest. Sarebbe ovest questo, perché di qua tramonta il sole, quindi questo qua è ovest. Al secondo le leggi del nostro mondo, secondo Minecraft, non so. Oh, carbone, vabbè, io. Ma sì, dai, tanto prendo. È questo quello che odio dei cani. Passano, io sto scavando, ci passano di mezzo. E poi è colpa mia se li uccido. Sì, è colpa mia. Allora, carbone è sempre. Possiamo farcelo anche da soli. E perché sì, col legno. Con le cortecce del legno le bruci e ci va il carbonella che è come incolla. Ah, vabbè, le torce le ho portate lo stesso. Ferro finalmente. E dall'altra parte non lo trovavi neanche pagando. Oh, porca! Zombie! No! Per fortuna che il creeper non esplode vicino ai cani. Cioè, se. Lui, i creeper odiano noi. Avete ucciso i cani? Ah no. Ma avevo pensato, porca puttana, adesso si chiama in cazzo. Poi ho visto. Ah no, sono ancora vivi, va bene. E sbaglio c'era anche uno scheletro qui. Papyrus. So che sei qua. Porca. No, questo qua è senso, non è Papyrus. Ma vedi che attaccano, che sono bravi. Brave persone. Cioè, bravi cani. Ora esploriamo. Anche se per la notte ci troveremo un riparo. Perché viaggiare di notte in Minecraft è la cosa più stupida che puoi fare. Io non posso neanche attaccare perché ho paura di beccare i cani. Andiamo avanti a torce così. Uno per la visibilità. Due per evitare che si creino mostri di nuovo. Cioè dietro di noi. Che c'è? No, hanno poca. Ecco, cane in marcia, tanto ormai sono lo stesso. E a te ti do questa. Manzo crudo. Contento?
Non è molto contento. Hai detto ora se dobbiamo rifare. Ah già, vabbè, spacchiamo. Ed è finito il per carta. Ah, c'era il ferro di là, giusto. Prendiamolo. E mi sono dimenticato di portarmi dietro la fornace. Ma fa niente. Tanto ci vuole un po' qualche pietrisco. Ed è fatta. Ecco, ora potremmo farci vedere. Sì, ma le asce. Ce l'ho già l'ascia, ma. Più asce e me. Ma. Più pipistrelli sono innocenti. Wow, per poco. Se vi cade in testa non potete morire. Cioè. Sì, vi soffoca in pratica. Come se vi cadesse in testa la sabbia. Non lo sapevate? Ora lo sapete. Il ferro che ho visto dov'è? E io sto cercando, ma non lo trovo. Mi sa che era qua indietro. E là non ci va. È già sera. Non è già sera. Non è già sera. Ditemi di no. Chi è quello? Un creeper amichevole. Ma amichevole un par di. Oh, no! Tentato omicidio. È punibile. No, 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 no. Oh, non è amichevole come gli altri. Nessuno di Creeper è amichevole, vero? Ah sì, qualche colpo di spada. Perché non attaccano i Creeper? Ah, giusto, i gatti attaccano i Creeper. O li tengono lontani, bruh. Cane, cosa vuoi che ti dica? Non ho carne. Ok, andiamo fuori. Mi dispiace vederlo così sofferente. Anche se in Kingsfield non avremo cani. Siamo soli noi con noi stessi. Non ci sono NPC che ti aiutano. No, no. Ancora, ma che cazzo. Ma da. Avete visto? Questo era suicidio. Questo. Ma dai, ma i cani sono suicidi. Non date la colpa a me che l'ho ucciso. Mi è andato in mezzo, non potevo prevederlo. Cosa? No, no, si è morto anche l'altro cane. Nel giro di 5 minuti ci siamo trovati soli con noi stessi. Questa è una brutta cosa. Meglio andarsene dalle grotte. E il sole sta per calare. Fa niente, scaviamo un fosso, ci tormentiamo lì. Perché almeno il letto l'ho portato. Ah, ma ecco, adesso mi serviva la carne. E c'è una pecora. Preferisco il maiale. Ah, ma le pecore ti danno la carne ora. E sì, io ero ancora nelle versioni vecchie. Quando vedo una pecora automaticamente dico non dà carne. Anche se non ha senso. Tu uccidi una ro. La pecora mica è fatta. Ah no, è ancora vivo il cane. No, ho preso una paura. Festeggiamo tutti insieme. Ok. Contento. Non gli piace molto. Il montone. E la carne marcia gli piaceva di più. E tu, cosa vuoi? Le piume ci possiamo fare. Il pollo. Oh, adesso è contento. Il primo giorno sta già per calare. Abbiamo perso un nostro caro amico. Che peccato. Oh. Sento versi di zombie. La pala non l'abbiamo fatta. Bravo, bravo, Nikes. Bravo. Vabbè, possiamo farla a mano. Che tanto un fosso vale l'altro. Qua. Cosa ho detto? Cos'è che ho detto? Un fosso vale l'altro? Mai, mai affermazione fu stata più stupida. Ah già, ho sbagliato. Così. Torcia. E letto di sopravvivenza. La casa la faremo più avanti. Quando troveremo un'area più bella. Ok.
Ah, nessun mostro ci ha colpiti, ti ha attentati. E ora non vedo niente. Possiamo ripartire? Yeah! Lì c'era una giungla lì. La giungla è sempre piena di misteri. Oltre ad alberi giganteschi. Beh, un albero. Come dire? Come vi spiego? Una casa sopra un albero della giungla non è brutta come idea. Però potremmo morire nel giro di subito. Cioè, ho un asino. Un asino. Gli asini possono portarti le borse, quindi puoi andare in giro come una cassa portatile. È un coniglio bianco. Non sto qua a inseguirlo perché vi ho già detto, inseguire un coniglio è come calcolare le tasse con un cavallo. Non serve a niente. Ok. Cosa ha fatto? Cosa ha fatto il cane? Mi è saltato davanti. E non dite che odio gli animali. Ah, già, il cacao. Cosa molto importante. Però fare una casa qua sopra sarebbe strafigo. L'unico problema. Ah, un'anguria. Mai trovata prima. Davvero, mai trovata prima. Così com'è, no. Bene, abbiamo anche l'anguria adesso. Cane, ti prego. Lo fai apposta a venirmi davanti, però. Sei un suicida. Se non sbaglio ci sono anche dei templi in mezzo alla giungla. Se li trovo sarò ben contento di vedere cosa hanno. E anche il cacao però, non scherzo. Ah, questa è piena. Più cacao. Possiamo farci i biscotti col cacao. Sfamano abbastanza, sì. In un vecchio account andavo avanti con solo a biscotti, perché vivevo accanto alla giungla. No, dentro perché. Allora, fare una casa sotto gli alberi. Fare una casa. Perché qua i nemici, qua gli zombie e il resto si riparano, che è una meraviglia, c'è solo ombra. Quindi vi fregano in. È come se andasse in giro di notte. Un'altra giungla. O è il continuo di questa? Ma quanto è bello andare in giro nella giungla. Poco. Decisamente. Qualcuno parlava anche di monumenti sott'acqua. Ma sott'acqua, come minchia accendiamo? C'è una pozione che ti dà il respiro sott'acqua. Ma non è il nostro caso, perché prima dobbiamo andare nel Nether e ci andremo quando torneremo a casa. Va bene? E torneremo a casa quando lo dirò io. Quando saremo abbastanza stanchi da implorare su noi stessi. La vedo molto cacao. Ma neanche un. E ancora anguria. Davvero, io l'anguria non l'ho mai trovata. L'ho solo vista. L'ho solo scambiata con i villici. È bello vedere cose nuove. Un altro lupo. Questo ce lo possiamo fare, amico. Fermo qua. Ma. No, no, non uccidere! Vabbè, ormai è andato. No, sta fermo qua. Vabbè, fanculo. Oh, io volevo farti amico. Cioè, che bastardo. Qua è tutta una giungla, a parte questi due alberelli. Allora, quando siamo quasi pieni. Siamo pieni. Non abbiamo spazio per altra roba. State pensando anche a voi a farla sull'albero? Lo faremo. È una casa normale, non una casa. Innanzitutto. Quasi quasi, pensiamo a fare un buco da qualche parte per depositare tutto quello che abbiamo.
Perché abbiamo della roba e non poca. Quindi. E qua in mezzo alla giungla ci si confonde troppo. Un posticino appena fuori, così, dov'è? Ah, un'idea, un'idea, sì. Anche se potrei morire. Faccio un pezzo di palo della luce. Ecco qua, quello di cui parlavo. Appena fuori dalla giungla, pianura, qua così. Facciamo una specie di buco sottoterra, una mini casa di merda. Letteralmente, perché la terra è quasi. Eh sì, che sono spinto dall'avventura e mi dico. Aspetta, nella pianura ci sono village. Sì, li sto ancora cercando. Mi sa che non ce ne sono. Ok. Ottimismo alle. Oh. Però, che viaggio. Ricordate. Il mondo su PlayStation non è illimitato. Torcia qua, torcia qua. Torcia qua, torcia qua. Possiamo anche farci le to. No. Non abbiamo spaccato un singolo. Complimenti. Davvero una bella mossa per un deficiente. Non abbiamo spaccato un singolo pezzo di legno. Cacca. E ne abbiamo di cacao. Sta calando la notte. Questo legno basterà. Dato che. Gli alberi della giungla crescono molto in fretta. Eh già, mi dispiace. Cala la notte. La porta. Qua spacchiamolo. E anche qua. Con carbone proprio sotto casa. Già. C'è qualcosa in più. Stavamo dicendo. Qua fatto. La porta. Una porta qualsiasi, basta che me la dai. Dove la metto la porta, scusate? Ma sì, sopravvivenza, chi se ne frega. Fa schifo, lo ammetto. Ma almeno. Attento allo scalino. Ora dobbiamo farci la cesta. Abbiamo. Sì, ne abbiamo, ne abbiamo, ne abbiamo. Ecco, il cavolo. Adesso ne abbiamo. E le butta via perché mi fanno schifo le ceste. I funghi. Ho trovato anche dei funghi. Qua, qua, non intrigano. Oh, alla miseria, poi. Alla miseria l'ho fatta sta casa. Spostiamolo un po' di più. Cosa c'è? E mi abbai. E che minchia vuoi? Larghiamola un po' perché sa di povertà. Così va già meglio. Posizioniamo la porta, del cacao, le piume, la lana. Ah, giusto, il ferro. Mi ero dimenticato. Perché non ho fatto tutto il legno? Che intriga e basta un singolo pezzo. Immagino che tu sia affamato. Sei affamato? No, non eri affamato. Basta guardare come pensa la cosa. Ah, potete rifarvi le angurie. Io mi rifaccio le angurie perché stanno in mezzo. Allora il pollo direi di cucinare. La pelle non mi serve. Il fungo non mi serve. Polvere da sparo. Badaboom. Sì, sto un po'. È come se fosse la mia prima notte. Ma invece io di no. Prime notti in Minecraft le ho fatte. Ma ne ho fatte. Non sapete voi quante. Ormai sono un esperto del campo.
Anche se le prime volte ammetto che ho cazzeggiato. Volevo cercare i villager. Allora, legno serve sempre. Questo lo buttiamo via. La terra 16 è più che sufficiente. Noi di carne ne abbiamo già abbastanza. Quella lì la mettiamo come sussistenza. Per chi non lo sapesse, vorrebbe dire sopravvivenza. L'orologio, ma che minchia mi serve l'orologio? No, davvero, non ho ancora capito cosa mi serve. A misurare il... Sì, vabbè, ma... E poi? Nemici non si sono ancora accorti che sono qua. Le torce, giusto? Ah, il carbone. Me ne bastano 10, tranquilli. Ecco qua. Ora puoi tornare là. 32 ne bastano come? Vorrei fare tipo un monolite per riconoscere la mia casa, visto che anche qua in pianura non è che si riconosca facilmente. Avete visto? Aspetta. Ci mancano i gambali. È roba superflua, lo so benissimo. Ma io qui non sto combattendo, qua non sto giocando per accumulare. Ma sto giocando per sopravvivere. Stecco. Quindi ci facciamo una spada di ferro. Un'ascia di ferro. Il piccone di ferro non mi serve. Sinceramente. Ah già, abbiamo finito il legno. Dovevo fare altre cose? No. No, no. Ah no, la pietra rossa. Dobbiamo scavare sotto. Volevo farmi una bussola, ma fa niente. Qua ha finito col ferro, sì o no? Depositiamo la spada e l'ascia. Che se ne abbiamo di ferro, perché dovremmo averle anche di pietra? Oh, già fa più danno e anche questa fa più danno. Piccone di diamante dovrebbe far male se ti arriva in testa. Allora fatemi pensare, quell'utensile potremmo convertire qua. Potremmo fare sì adesso. Ma guardiamo qui. Etosatrice, non mi serve. Anzi, sì, invece. Ok, ammetto, stiamo giocando un po' anche per accumulare, perché... Carbone, carbone. Ah, ok, basta così. Ce lo portiamo dietro. Mettiamo via quello che è superfluo. Sbaglio, le cose sono un po' accumulate. Leggermente. Ah, un arco in più. Le frecce vanno sempre tenute. Il ciottolo va tenuto. Dormiamo. La casa. Vorrei farla bellina però. Ho chiuso. Ah, vedete? Guarda che vanno tutti all'ombra. Nessun mostro davanti a casa mia. La strega, la strega, la strega. Madonna la strega. No, 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 non spararmi. Volevi, stronzetta. Questa qua, se ti può sparare anche un'ampolla di avvelenamento. Non morite, in pratica, non morite mai per avvelenamento. Però se vi colpiscono un insta morto. Adesso la spada di ferro non fa più il cazzone, dai, vieni qui. Dai, ehi, visto, visto? Bastardone. Scheletro ancora vivo? No. Mi sa che qualcosina l'hanno sistemata. Cioè che soffrono di più le fiamme. Così che non si riparino sotto l'albero. È meglio cominciare i lavori sopra un albero, ovviamente. Vogliamo farla, vero? Quello là mi sembra più alto di tutti. Ma poi cambia anche da prospettiva a prospettiva. Cosa dite voi? Io andrei lì. Perché mi sembra più alto. Poi è anche abbastanza isolato, riusciamo a vederla bene la casa.
Ovvio che non verrà una casa larghissima, verrà larga quanto quello di cespo d'erba là. Sarà meglio cominciare a spaccare il legno. Ma davvero, vogliamo farla di legno? Di legno? Si spacca sì più veloce ora. Difficilmente ho fatto asce di ferro. Lo facevo sempre in pietra. Anzi, le consideravo un lusso quelle di pietra. Perché sono un po' tirchio. Quelli di diamante, ma dai, io uso il diamante per le asce. Pff, spaccare il legno. Ma dove? Ah, dobbiamo fare monolite. Guardate bene che l'albero che non cade. Ah, per salire sull'albero usiamo le liane. Che ti sporgi un attimo e sei caduto nella morte. Sarebbe meglio farla di petrisco però. Perché mi è più. No, pietra quella bella. Dopo vi faccio il progetto. Anzi, non posso farvelo qui. Anzi, non posso proprio farvelo perché non ho una prospettiva da lì. Ah! Presa. Lana grigia. Lana grigia, importante, bella. Mi resta sempre quello più grande. Sì, quello lì. Aspetta. È un'impressione o abbiamo sbagliato zona? Ma ho l'Alzheimer? Ci siamo sporti. Oh oh. Non ho neanche la bussola. Ma dopo. Se cado qui. Che paura, proprio. Allora, cane, fammi un favore, io ti voglio bene, quindi non cadere in questo fosso. L'ha capito. Era da qualche parte. Dove cavolo? Di qua? Era su una sponda, se non sbaglio. Sì, mi sa tanto che di qua. Non di qua, nemmeno in mezzo alla giungla. Non andare nella giungla, te l'avevo detto. Ecco perché dovevo ascoltarmi. Quanto odio questo posto. Qua, se non sbaglio, ci eravamo già passati. Quindi siamo andati di qua. E qua è tutta spiaggia. Cavolo. Ripercorriamo gli alberi che abbiamo distrutto. Ne avremmo distrutto qualcuno, no? No, la legna come l'abbiamo presa? Sì, vedo che ho fame. Ma può aspettare. Finché non sono a uno, posso andare avanti. Cazzo, spero che non arrivi la. Spero che non arrivi i. Come si dice? Oh mio Dio, guarda come si è buggato! Avete visto come si era buggato? Vedevo tutto sotto. No, qua eravamo. No, 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 qua siamo quasi a contatto con. Ho un'idea, mi sa che era tutto di qua. Perché eravamo andati piuttosto avanti. E tutte le volte rischio di cadere in questo laghetto. Ma non era sulla sabbia. Questo me lo ricordo. L'ho sentito. Vabbè, lasciamo perdere. Ah, un gatto. Ma dobbiamo pescare per i gatti. E poi non stanno mai fermi. Qua ci siamo passati pochissimo tempo fa. Ma davvero, dove cavolo sono andato? Come ho fatto a perdermi che sono uscito un attimo per la legna? Non dovrei mai andare nella giungla io. Mai. Ah, ok, qua siamo passati per. Ah, era dalla parte opposta. Ma vi rendete conto di.
Vi rendete conto a chi è affidata questa serie? Dov'è la mia casa adesso? Che stavo dicendo? Allora, mi stavo vantando della grandezza di un albero, ma era quello, mi sembra. Non sembra molto alto ora. No, ok, dov'è la casa? Casa. La luce non si vede. Dovevo mettere. Ah, no, è lì? Eh no, quello è un maiale. La fame a uno. Prima il dovere e anche il piacere. Perché a meno che tu non stia mangiando. A meno che tu non sia nel deserto del Sahara, mangiare è un piacere. Altra lana. Mi sono perso ancora. Ah, che sia. Ah, di qua. No. Ma in compenso altra lana. Non affidatevi mai a me per degli orientamenti geografici, va bene? Mai. Ok, adesso ricordo, era lì perché guardavo quella. Ah. Qual era quello che guardavamo con interesse? Qual era l'albero che guardavamo con interesse? Ah, quello! Io andrei su tipo. Chi se ne frega se è più alto. Quello lì. Quello là, saliamo qua davanti. Mi sa che era da pari con quello, ma fa niente. Ok, quello lì è il più grande. No, 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 ok, quello lì è il più grande, va bene. Quello là, quello là. Che c'è? Che c'è? Perché mi guardi così? Che mi fissava? Dov'è il sole? Ok, abbiamo tempo, posso farvi un progetto. Allora, occhio, dico che sia un 6x6. Quindi, dico, facciamo il pavimento in lana. Perché la lana è bella. Pavimento in lana, poi facciamo le pareti sotto, cioè la prima, come dire, il primo strato di parete lo facciamo in legno, poi facciamo tipo una specie di i pilastri della angolari di pietra petrisco, quello là bello, che ci mettiamo anche le finestre, poi sopra ci mettiamo un altro strato di quel di legno, il legno questo qua bello, poi facciamo l'ultimo. E sì, e basta. Poi il tetto, sì, il tetto esterno di legno, come ho appena detto. Mentre il tetto interno, come ve lo spiego, dopo vi dico. Lo facciamo di tronchi di legno di quercia, di questa qua. Ok, è arrivata la sera. Che peccato. E il cane è andato. Ok ragazzi, l'episodio finisce qui. È stato un po' cortino? Ah, fa niente, è stato bello. Ok, il progetto l'ho fatto, lo farò con voi la prossima volta. Tenete, continuate a seguirci e continuate a seguire questa serie e ciao a tutti.